Salve a tutti ragazzi, salve a tutti e bentornati sempre sul canale Fede Company. Siamo di nuovo qua su Bloodborne e abbiamo qua praticamente, dopo che abbiamo sconfitto le ombre di Yharnam, andiamo avanti nel sentierino fiero e vediamo cosa ci si attende, insomma. Io so già bene, ecco, infatti. So bene che ci sono queste bestie perché questo pezzo qui l'ho fatto. Non ho fatto assolutamente nulla, sono andato avanti. Ho scoperto che questa è la lanterna di Bingerwerf. Quindi praticamente. Infatti l'ho già accesa la lanterna. Quindi praticamente siamo al capolinea. Cioè, capolinea no, però siamo. In una zona molto ma molto avanzata del gioco. Quando si apre. Fanculo, fanculo, fanculo. Sì. Questa qua praticamente è la follia. Sì, ragazzi, la follia ti dimezza i PV, punti vita. E anche se ho livellato un bel po' la vitalità, come potete vedere, serve una minchia, perché la follia è bastarda. Ecco. Queste qua sono brutte bestie, ma proprio brutte bestie, in tutti i sensi. Dove devo andare? Ok, di qua. Non avevo visto le scale. Perfetto, ho dimezzato un pelino i punti di intuizione perché ho preso delle carte del fulmine e delle carte infuocate. Sei veramente forte, bastardo. Grazie, merda, merda. Ok. Come non iniziare bene un gameplay? Ecco. Lago Arcano. Ok, vediamo cos'è il Lago Arcano. Comunque potete vedere, questi qua sono quelli che ho beccato. Questo qua è una runa che ho beccato nel posto, lì dove il posto bruttissimo pieno di stronzi. E insomma, questi qua sono gli altri che ho trovato. Lago Arcano. Dov'è? Ovviamente riduzione danni arcani più 7, ok. Nel posto brutto, diciamo, adesso non mi viene in mente qual è il posto brutto che. Comunque, il posto di prima, quello che c'era Amygdala, quindi. Qua c'è un bel lago, infatti, come potete vedere là c'è una brutta roba, che non so cosa sia, ma. Grazie, grande! Ecco. Oh merda, merda! Oh! E questo qua è veramente cattivo. Come è cattivo quel coso che mi sta lanciando le palle infuocate. Ecco. Grazie, grazie. No, tranquillo, tranquillo. Non faccio niente però. Vediamo. Madonna, quanto fai schifo. Dai, muori. Ok, morto. Forse è morto. Sì, è morto. E si è teletrasportato in un'altra dimensione parallela, credo, perché quello lì era un vortice, quindi controlliamo bene che non ci siano altre bestie. Infatti, come potete vedere, c'è un'altra belva. Quando va in volo fa la presa e appunto mi dà la follia. Ok, questa è la porta di prima, quindi credo. Una specie di shortcut, credo. Sì, perfetto. C'è una bellissima porta che mi porta, scusate, mi porta, vabbè, in questo, dentro la casetta, diciamo, Lumaca di pietra, vediamo cos'è la lumaca di pietra. Lumaca di pietra. Questo qua ho anche trovato, ragazzi, che sarebbero un'aggiunta di echi di sangue. Lumaca di pietra dov'è? Non c'è la lumaca di pietra. Non la trovo, ragazzi. Forse
Forse però è qua, perché se non è lì. Sì, il materiale usato è stato calice. Ok, perfetto, quindi c'è l'ice dungeon e qua c'è una porta che mi porta da nessuna parte, direi. Sì, infatti è l'altra porta che non si apriva. Qua ci sono altre schifezzuole che, insomma, non credo ci siano oggetti. Saliamo sulle scale, lì c'è una stronza. Ecco, punto. Grazie, 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 grazie. Cacciatrice, penso. Ok. Vai. Oh. Ok. Ho capito che bisogna fare così con questa. Andata, ragazzi, andata. Cosa mi lascerà questa fiera? Elisir blu, quindi niente di speciale. Altro regalo. Uniforme d'allievo. Allievo. Qui non c'è niente. Gente che è morta, chiaramente. Aspetta, c'è una porta qui. Vediamo un po' se si apre. No, si apre. Perfetto, ragazzi. Perfetto. Qua c'è, dovrebbe esserci una nota. Quando la luna rossa è bassa, il limite fra l'uomo e Belva si confonde, e quando gli esseri, i grandi esseri, descendono, un ventre sarà benedetto da un coniglio. Perfetto. Scusate se leggo malissimo, ma sono anche mezzo rincoglionito, quindi portate pazienza. Mica, abbiamo già 29.000 anime. Echi, scusate, echi. Ah, chiave del lunarium. Penso che sia la chiave che mi permetta di aprire quella porta. Tanto esploriamo dappertutto. Non dovrebbe esserci nulla. Sento rumori, ma sono abbastanza fiero. Dai, ecco. Ok. Il rumore che sentivo era quella bestia lì, probabilmente. Altro scrignetto. Guscio di spettro vuoto. Cosa sarà il guscio di spettro vuoto? Guscio invertebrato vuoto, si dice appartenente a un membro dei grandi esseri. La chiesa della cura ha scoperto molti tipi di invertebrati, o spettri, che vengono chiamati, come vengono chiamati. I gusci con gli umori hanno ancora un arcano potere e si possono sfregare sulle armi per donare loro la forza. Sì, penso sia un buff. Ma adesso non ci interessa, andare a vedere cosa c'è nella porticina di fiera. Ah, fanculo. Ok, vabbè. Dai, dove sta la porta? Eccola qua. Siamo sopra. Sì, siamo sopra. E questo qua è un vecchio che non so chi. Ma questo qua è il vecchio che mi ha donato 2 punti intuizione. E non mi dice niente, però. Scusate, ma. Devo andare qua? Sicuro che devo andare qua? È tempo di cariche? Ok. Nessuna pietà per insetti o amico. Ok. Credo proprio che devo andare qua, ma. Vabbè, andiamo qua, ragazzi. Abbiamo poche cure, però. Vabbè, raga, facciamo una cosa. Torno al sole del cacciatore, livello un attimo e poi andiamo a vedere cosa c'è qua. Potete vedere, hanno cambiato anche i caricamenti. I caricamenti hanno queste descrizioni molto fighe, sono un pelino più veloci, infatti siamo praticamente già arrivati. Volevo fargli vedere come ho livellato. Non riesco a livellare, perfetto ragazzi, ci vogliono 36.000 echi. Così ho livellato ragazzi, che voglio fare una quality, quindi insomma questo era il mio intento, adesso io voglio usare questa splendida cosa, vedere quanto mi dà. 8.000 echi, quindi possiamo livellare a prescindere. E io vorrei mettere o vitalità o, cioè, o vitalità o resistenza. Chiaramente le rune che vedete a sinistra, no, a destra, ragazzi, sono le rune che ho messo, quindi uno ha potenziato i PV massimi più 10, l'altra energia massima più 10 e PV massimi più 5, perché si possono mettere insieme.
Dunque, facciamo la resistenza, che anche la stamina o comunque la resistenza ci serve. Brava che c'è. E niente, andiamo qua. No, sbagliato. Qua. Sarà qua. Sì, bingo. Andiamo là, ragazzi. Ci becchiamo davanti a quell'affare lì. Potete vedere, siamo praticamente di nuovo qua. Tagliamo tutto e andiamo su fieramente, senza attirare l'attenzione di nessuna belva. Non di qua, ma di qua. Perfetto. E poi ci buttiamo. Che dobbiamo fare? Non ci rimane che buttarci e vedere cosa succede. Ok. Bellissimo. Bellissimo, ragazzi. Spettacolo. E questo cos'è? Si potrà parlare con questo, no? Manco per... Che schifo fai, oh. Proprio schifo, ragazzo mio. Attacchiamolo. Non ho fatto nulla. Spero così faccio. Ok. Insettacci. Schifosi. Che one shot, grazie a Dio. Oddio, quanto mi toglie però. Non gli faccio nulla delle volte però. Ok, vabbè. È un boss. Perché se li prendo al colpo gli faccio male, se no non le faccio danno, a quanto pare, vedete? Attaccano e fanno veramente tanto male, ma tanto male. Porca troia. Porca troia. Cioè, noi li one shottiamo, ma questi non scherzano, eh. Bisogna, no, no, bisogna stare alla larga, perché questi qua fanno veramente molto male. O sono sfigato io che li prendo sempre male, non lo so, ma qua non si scherza con questi. Oh no. Ok, ci abbiamo Rom, il ragno ottuso laggiù in fondo. E questi ragni di merda che fanno veramente molto, ma molto danno. No, no, mi faccio prendere così. Ok, questo mo. Di averle tolto parecchio. Dov'è andato? Oh madonna, ragazzi. Facciamo che fare così, va. Eccoli, va. Eccolo là. Oh cazzo. Porca puttana. E chi me l'ha tirata quella roba? Ah, il ragno di merda. Sì, il ragno di merda me l'ha tirata. E toglie veramente tanto, eh. No, no, no. Devo far fuori assolutamente il ragno. E i ragnetti insieme, raga. No, no. È molto pericoloso. Sono molto pericolose. Io non mi fido. Non mi fido proprio per niente. Mamma mia. Madonna, ragazzi. No, no, ragazzi. Questo è un boss all'apparenza semplice, ma non lo è. Non lo è per niente. Sembrano tutti innocui, ma mia. No, no, no. Oh, arriva. Che foto. Ok.
scriviamo. No, cazzo, mi ha preso lo stronzo. Ok, perché fa due attacchi così, quindi uno che mi devo scansare e l'altro che... No, oi! Allora, sei lezzo. Ho paura che... Appunto. No, cazzo, rola di Buddha. Ok. Oi. Che è andato. Ecco appunto. Adesso lo sto leggendo un po' di più. Via. Ok. Ok. La mossa bastarda. No, che fai io? Stai calmo. Questo sarà un grande essere, per forza. No, sei bravo che sei morto. Sei bravo. Ok, è andato, alla prima try, ragazzi. Meglio di così non si poteva fare, eh. Cioè, cazzo, fiero, cazzo. Oh, la 12! Mara! Tra le altre cose non riesco neanche a livellare, perché pochi echi sono rispetto al mio livello attuale. Qua c'è una signorina che non so chi sia. Bene, cutscene. Sa cosa succederà. Guarda che bella Monica però, ragazzi. Oh, bellissima la luna rossa. Bambini che piangono, chiaramente. Bene, mi sa che ci porta in un'altra zona. Perché c'è un caricamento, quindi è molto molto strano come cosa. A meno che non sia normale, che magari ci riporti al sogno, non saprei proprio cosa pensare. Molto bello comunque questo gioco, molto bello. Proprio una scoperta dietro l'altra, ti lascia veramente con il fiato sul collo ogni volta che affronti qualcuno, qualcosa. Sei sempre lì che provi a darti spiegazioni, ma cosa sta succedendo, cos'è? Oddio, ok. E qua? Dove siamo? Ah, Catridal World. Quindi segreto rituale rivelato. Cerca il neonato dell'incubo. Andiamo. Questo mi richiappa? Io corro perché non voglio farmi acchiappare da nessuno. Mi sembra il caso. Se mi avrebbe richiappato. Quella lì era la... Ed è infatti aperta qua. Un altro punto. Vediamo dove siamo. Ok. Siamo a Yargul, villaggio invisibile. Madonna, ragazzi. Madonna lo spettacolo. Guardate che figo. Proprio l'incubo, questo è proprio un incubo. Tanto calo di frame, chiaramente. Sangue frenetico 8. Ormai siamo skillatissimi, cioè anche con i sangue frenetici. E questo da dove è uscito? Questo è morte alle belve maledette. Ok, perfetto. Niente ragazzi, noi ci ribecchiamo al prossimo video. Come al solito, se vi è piaciuto il video commentate, iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti. E su quei like ragazzi, ciao a tutti!